un centinaio di regali ai primi bambini che sono oggi, ma già domani pomeriggio inizia il nostro tour che continuerà anche nella giornata del 23, sia mattina che pomeriggio, e poi, come abbiamo detto già in conferenza stampa, saremo anche il 29 non solo al Santo Bono ma anche nel reparto di pediatria del secondo policlinico, e quindi porteremo giocattoli anche lì. Quindi ci sono tante associazioni che hanno aderito alla manifestazione di interesse e che ci hanno detto: quest'anno abbiamo voluto essere ancora più, come dire, di aiuto a Babbo Natale, perché le associazioni non solo ci hanno detto l'età dei bambini ma anche un loro desiderio, quindi cercheremo veramente di accontentare quelli che sono i desideri di tanti bambini e bambini che ci hanno scritto. Inizia nella sede del comune la distribuzione dei doni raccolti con giocattolo sospeso, il progetto attivo fino al 6 gennaio tramite la rete di negozianti che hanno aderito all'iniziativa e la piattaforma online. Erano presenti anche gli ospiti della fondazione A Voce del Creatore Onlus ed altre associazioni che si occupano di bambini disagiati sul territorio, oltre a Sanità Ensemble, l'Orchestra del Rione Sanità, Fabio Cannavaro e la promessa del calcio Napoli femminile Maria Grazia Onorato. Come ogni anno ci teniamo a premiare in maniera simbolica un bambino o una bambina della nostra città, e quest'anno abbiamo scelto Maria Grazia Onorato, una giovane calciatrice del calcio Napoli femminile della periferia della nostra città, e quindi volevamo raccontare la sua storia e il suo talento, e a premiarla insieme a noi appunto siamo contenti di avere Fabio Cannavaro, che ci ha accompagnato e che insieme a Babbo Natale naturalmente consegnerà i regali ai bambini. Io ringrazio tutti i napoletani per la solidarietà che hanno messo in campo. Napoli è una città che non dimentica mai i più fragili, i più deboli, i nostri bambini, e ci saranno tanti bambini che avranno un sorriso grazie alla generosità dei napoletani, e potranno avere il loro gioco natalizio avendo anche questa gioia, che è la gioia di cui tutti abbiamo bisogno e che tutti dobbiamo condividere.